Bentrovati cari amici di Focus 3.0, bentornati qui in questa rubrica Focus Reading, una rubrica nuova, so che l'avete molto apprezzata e noi siamo molto contenti di aver creato un servizio così utile per voi. Quindi faccio entrare subito la nostra carissima Paola. Eccoci, Ciao Anna, ciao buongiorno. Paola, Ciao. cara, bentrovata. Ciao, grazie, ben trovata anche a te. Buongiorno. Allora, oggi siamo qui a parlare di un personaggio, una delle Altro basi, che proprio personaggione. una dei pilastri del percorso evolutivo da un punto di vista spirituale, la teosofia, ecco, Sì. questa grande donna che ha fondato insieme a Olcott la società teosofica. È una persona veramente affascinante. Tu, Paola, ne hai già parlato nelle tue lezioni alla Lux, quindi adesso ce la riprendiamo di nuovo, la rinquadriamo attraverso il tuo racconto e attraverso un lavoro grande che tu hai fatto, perché non dimentichiamo che hai scritto una biografia per conto di Edizioni Mediterranee sulla Elena Petrovna Blavatsky, che hai scritto questo libro bellissimo che io consiglio a tutti, dove non c'è solo lei, ma ci sono proprio grandi iniziati del nostro tempo, sempre per i tipi di Edizioni Mediterranee. Insomma, Paola è veramente una persona che è titolata per poter parlare, ecco, Io di Elena. poi, a parte questo, ho una simpatia particolare per Madame Blavatsky come Ma personaggio, anche proprio io, come donna. ma È pensa cosa è stato stata. un personaggio anche molto divertente. Io quando facevo scritto la sua biografia, devo dire, mi sono anche molto appassionata e divertita perché era un personaggio curiosissimo. E su di lei c'è tanto materiale, perché per esempio io trovai i ricordi personali mai pubblicati da un editore della sorella, di sua sorella, Madame Jawalowski, che ha scritto questi ricordi di famiglia, proprio l'ha scritti per i suoi figli. E quindi all'interno c'è tutta la vicenda anche di Elena Petrovna. E poi ho letto le vecchie foglie di diario, si chiama, del colonnello Olcott, l'ho trovato in edizione francese, sono 3 volumi, dove lui racconta tutta la sua vita insieme a Madame Blavatsky. E quel E diario poi di Olcott il è diario di Olcott, importantissimo, vero? Quel diario che ha scritto lui è sì, quel diario che ha scritto lui, io importantissimo l'ho per trovato in edizione recuperare. francese, lui ha scritto in inglese, naturalmente io ho trovato l'edizione francese, comunque va benissimo, anche questo è un testo che non è facile da trovare e ho sempre detto, suggerito alla Società Teosofica Italiana, che ha una bella casa editrice, di ripubblicarlo in una bella edizione italiana. Non so se sia mai stato tradotto, infatti nel libro che ho fatto ho tradotto io i brani che mi interessavano e c'è una miriade di notizie su di lei, su come si sono conosciuti, incontrati, come ha collaborato, e poi si sono insieme trasferiti in India e così via. Quindi c'è tanto materiale su di lei, non solo questo, ma anche Ma tanto altro. senti, non trovi che, Paola, tu non trovi che la Blavatsky sia stata già, cioè, poi una donna che in quell'età, cioè a 17 anni, che si è messa a viaggiare il mondo, cioè Sì, era una sì. femminista, era una ribelle, no? Era Mi una piace ribelle, tantissimo, mi piace tantissimo. assolutamente. Apparteneva a una nobile famiglia russa di origine tedesca, per la verità. Lei si chiamava Han da ragazza, che è Han, H-A-H-N, che vuol dire gara. È una famiglia di origine tedesca stabilita in Ucraina, che all'epoca faceva parte della Russia. Ed erano nobili, avevano anche importanti incarichi, anche militari. E quindi lei nacque in questa famiglia, perse la madre molto presto e fu praticamente allevata dai cosacchi del padre. Quindi ebbe un'educazione quantomeno insolita, abbastanza, mi imparò a cavalcare benissimo, e però era una personcina abbastanza complicata. Infatti la sorella nel suo diario, che si è pubblicato in francese, perché allora in Russia parlavano tutti in francese, non in russo, si chiama Souvenir de jeunesse, cioè ricordi di giovinezza, Rassemblés pour mes enfants, cioè raccolti per i miei figli. E questa è la sorella, è Madame de Jenivoski, che dice di sua sorella Elena, era estremamente nervosa e impressionabile, parlava ad alta voce, camminava nel sonno.
Durante la notte la trovavano negli angoli più imprevedibili e la riportavano a letto, sempre addormentata. Così una notte, mentre aveva circa 12 anni, non la trovarono nella sua camera. Preoccupati, si misero a cercarla. La trovarono che stava camminando in un corridoio sotterraneo, impegnata a conversare con qualcuno che vedeva soltanto lei. E questo è una cosa che ritorna, cioè che lei fin da bambina aveva delle visioni, era in contatto con dei personaggi particolari. Infatti, in seguito, I suoi maestri. Beh. uno dei suoi primissimi biografi, l'inglese Sinnett, scrisse: nella sua strana doppia vita, la doppia vita nel senso che lei aveva una vita come tutti, poi aveva anche questa vita di contatti con i maestri, per quanto lontano potessero portarli i suoi ricordi, aveva la visione di un anziano protettore, il cui aspetto imponente aveva dominato la sua immaginazione fin dalla prima infanzia. Il protettore era sempre lo stesso. I suoi lineamenti non cambiarono mai. Più tardi lo incontrò nel corpo fisico e lo riconobbe come se fosse stata allevata da lui. E questo è un elemento molto importante perché lei si sentì sempre sotto la guida di questi grandi maestri, che incontrò poi in realtà, anche se li aveva visti nelle sue visioni, eccetera, li incontrò quando cominciò quei lunghi viaggi all'estero, Fisicamente. che intraprese prestissimo perché era veramente diciamo, ha precorso i tempi. Lei si sposò, è molto curiosa la storia del suo matrimonio. Qua abbiamo il racconto di una zia, dunque qua, questo ce l'ho, ecco qua, scusate, l'ho visto proprio Questo qua. matrimonio per ripicca. Un matrimonio per ripicca. Sì. La zia di Elena, Nadejda Fadev, molto nota a suo tempo perché era una scrittrice. Elena aveva 17 anni e il suo futuro sposo quasi 70, quindi una differenza non piccola. E le circostanze sono molto strane. In questa cronaca, sempre in una lettera, questa è raccontata in una lettera, la zia dice: a lei non interessava sposarsi o non sposarsi, solo che un giorno la sua governante l'aveva sfidata a trovare un uomo che la volesse sposare, malgrado il suo carattere, perché non aveva un carattere facile. Era molto buona, generosa, eccetera, però era anche capricciosa, non incostante, almeno finché era molto giovane. E per prenderla in giro le aveva detto e assicurato che neppure quel vegliardo che trovava così brutto e che aveva sempre deriso e chiamava corvo spelacchiato l'avrebbe voluta per moglie. Avesse detto mai. 3 giorni dopo lei lo spinse a chiedere la sua mano. Poi, pentita, fece di tutto per sganciarsi dalla promessa data alla leggera. Ma ormai era troppo tardi. Di lì il passo fatale. Tutto quello che lei capì, ed era troppo tardi, scusa, c'è un po' di tosse, fu che si stava legando e che era costretta ad accettare un padrone che non amava, anzi detestava, e che secondo la legge del suo paese era in suo potere, con le mani legate. Come disse più tardi, fu assalita da un grande orrore. Noi avevamo cercato di farle capire la solennità del matrimonio, i suoi doveri verso il marito. Qualche ora più tardi, all'altare, sentì il prete dirle: tu onorerai tuo marito e gli obbedirai. E a quella parola odiosa, tu devi, il suo giovane viso divenne rosso dalla collera, poi d'un pallore mortale. Tra i denti mormorò: sicuramente no. Chiedo scusa. E infatti non lo fece mai. Da quel momento decise di prendere in mano la legge la sua vita futura, lasciò il marito per sempre, senza dargli l'occasione di poterla considerare sua moglie. Cioè, le cronache Tra dicono l'altro, che riuscì, lo fece, scappò, no? Se ricordo bene, scappò, riuscì si a scappò a scappare cavallo, sì, ricorda che a cavallo, no? lei rimase 3 mesi col marito, il quale cercò a tutti i patti di indurla a consumare il matrimonio, addirittura una volta tentò anche di drogarla e violentarla, ma non ci riuscì. Poi lei a un certo punto eluse la sorveglianza, il marito era un colonnello, era un militare, quindi anzi era un generale, il generale Blavatsky, e eluse la sorveglianza dei cosacchi del marito, saltò a cavallo.
via. E via verso la libertà. E poi lì comunque lei ha cominciato poi a è ritornata a casa, no? ritornò a casa, però a casa temeva che il marito la riprendesse, l'andasse a trovare a casa e la costringesse a tornare da lei, perché secondo la legge di allora era quasi possesso del marito. Quindi diede inizio allora a quella serie di viaggi, di 10 anni di viaggi, dei quali si sa molto poco. Lei viaggiò inizialmente con una zia, per non essere da sola, però il fatto di essere sposata le dava una grande libertà. Se non era, fosse stata sposata, la signorina Han non avrebbe potuto farlo mai. Da sposata aveva una maggiore libertà, il padre la finanziava, il padre le faceva avere soldi dovunque, era sicuro che potesse viaggiare con sicurezza. E lei cominciò questi viaggi in Egitto, in Oriente, in Egitto, e poi addirittura passò in India, in Nepal, in Tibet, sull'Himalaya, e dove incontrò di persona, fisicamente, quei maestri di saggezza che le apparivano fin da ragazzina nelle sue visioni, nei suoi sogni. E quindi lì cominciò ad avere questa iniziazione esoterica che poi fece di lei quello che è stato. Ecco. Per tutta la vita lei fu fedelissima ai suoi maestri, era incostante, lo diceva anche il colonnello Olcott quando poi si incontrarono, ho vissuto con lei tanti anni, era incostante in tante cose, difficilmente riusciva ad accettare una disciplina, anche dal punto di vista alimentare, per esempio. Lei non riuscì mai, pur non essendo di gran buona salute, non riuscì mai ad adottare una dieta adeguata. Infatti visse appena 60 anni, e da anni la chiamavano The Old Lady quando morì a 60 anni, perché aveva sempre mangiato troppo in maniera disordinata, cose che non andavano bene, aveva dei disturbi, non ne tenne mai conto. Però nella fedeltà ai suoi maestri fu assoluta e diligentissima, innamoratissima di questi Quello fu maestri. il vero matrimonio. Sì, e Quello quello fu fu il questo vero matrimonio matrimonio. con i Sì. maestri. Quindi lei 10 anni di viaggi, poi tornò a casa quando del marito non si ha notizia, magari era morto nel frattempo, e trascorse degli anni a casa. E di questi anni sappiamo, per esempio, che attraverso i ricordi della sorella, di queste cose scritte per sé, non per essere pubblicate, quindi molto sincere, che lei diede prova dei grandissimi poteri psichici. Lei era una sensitiva molto forte, aveva anche doti medianiche, anche se tese sempre ad attribuire alle potenzialità dell'essere umano i poteri medianici, non tanto agli spiriti. Comunque aveva una completa gamma di fenomeni medianici che, grazie all'incontro con i maestri, riuscì a regolare, Lei cioè a veniva anche. disporne a piacere, non esserne sovrastati come quando era bambina, che era oggetto di fenomeni tipo poltergeist. Dopo no, imparò, grazie appunto a questa educazione esoterica che ricevette, imparò a Gestirli, gestirli, ad esserne padrone lei e a farne uso quando aveva necessità di farlo. Quindi tutti questi anni all'estero, pensate che siamo alla metà dell'Ottocento, Madame Blavatsky era nata nel 1830, quindi quando lei andò le prime volte là, siamo nel 50, aveva 18-20 anni, era molto giovane, era stata un'antesignana veramente, senza aver paura di niente. Era guidata, ecco questo penso io, che era veramente guidata e andava dove. Perché adesso andare anche in protetta, Nepal, secondo me, non brava, anche solo protetta. guidata, anche protetta. Sì, che al giorno d'oggi andare in Nepal, in India, anche nell'Himalaya, al giorno d'oggi ci andiamo con l'aereo, una cosa relativamente semplice, ma alla metà dell'Ottocento erano imprese disperate fare questo, anche pericolose, non sapevi dove andava a finire. Lei se l'è cavata sempre, appunto perché guidata e, come dicevi tu, anche protetta. E poi lei veniva definita anche la Sfinge del XIX Alla fine, secolo, sì, perché nessuno l'ha mai capita troppo bene. Poi ho trovato un brano del colonnello Olcott che veramente dopo lo leggeremo quando arriveremo al punto. Ecco, l'incontro fondamentale con il colonnello Olcott avvenne quando lei andò a New York. Andò a New York, non aveva nessuna intenzione di andarci, ma fu i suoi maestri che le dissero
che sarebbe dovuta andare a New York, dove avrebbe incontrato la persona insieme alla quale avrebbe realizzato la sua missione, che era quella appunto di far conoscere questi insegnamenti dimenticati che venivano dall'Oriente, che venivano dall'India, e creare questa società che poi fu creata. Quindi lei andò negli Stati Uniti, a New York, si stabilì lì. Prima era stata, aveva compiuto anche i viaggi in Europa ed era stata anche in Italia, dove aveva combattuto con Garibaldi. E questo è bellissimo, è Questo è questo, bellissimo, andò a sì. combattere con Garibaldi e fu anche ferita mentana, fu ferita Sì. mentana. Dopodiché andò a Parigi, ospite di un cugino, e fu lì che ricevette l'ordine di Di partire andare. per... E lì ci sono degli episodi che denotano la sua generosità, perché lei si era presa, era comprata un biglietto di prima classe sulla nave che la portava. E mentre stava salendo sulla nave, incontra, cioè vide per terra, seduta per terra, una donna che piangeva con 2 o 3 bambini, disperata perché doveva raggiungere il marito che era emigrato negli Stati Uniti, però le avevano rubato tutto, la valigia, i soldi, i biglietti, eccetera. E allora lei, che non aveva lì per lì i soldi necessari per comprare il biglietto per questa donna che le fece tanta pena, vendette il suo biglietto di prima classe e acquistò i biglietti di terza classe per sé, per la donna e per i figli. Così tutti andarono, accettò di viaggiare, per una che aveva combattuto con Garibaldi, viaggiare Figurati che cosa può essere viaggiare in terza, certo. non era certamente un problema. Sì. Comunque negli Stati Uniti prende casa, si stabilisce lì e poi va a frequentare delle sedute medianiche che avvenivano nello stato di New York, in una cittadina, con dei fratelli che addirittura pare che facessero delle cose straordinarie, materializzazione di fantasmi interi, insomma, una cosa che attirava una grande Erano attenzione. legate al giornale, no? Non Sì. erano poi organizzate dal Daily, Sì, non mi no, ricordo il nome, insomma, era un sì, giornale che infatti. organizzava Olcott queste scriveva, andava, il colonnello Olcott, che era avvocato, era agronomo, era un po' di tutto, ed era anche giornalista, incuriosito da queste cose, andava lì e scriveva per il giornale di New York, scriveva i resoconti, e lei lesse questi resoconti, si incuriosì e andò, e lì si incontrarono col colonnello Olcott. E quindi, colonnello Olcott, allora abbiamo qui E tu, ecco, Sì, intanto prego. io ricordo ai nostri amici che ci stanno seguendo questa biografia, questa è la biografia che ha scritto la Paola, molto Sì, bella, questa è la biografia di Madame Blavatsky. sì. Lui dice, nel suo libro autobiografico, fu un incontro prosaico. Le dissi, Madame, mi permetta, offrendole del fumo per la sua sigaretta. La nostra conoscenza cominciò così attraverso il fumo, ma ne derivò un grande incendio che ancora non si è spento. E si incontrano lì a questi incontri dove non è che andavano per una serata, stavano lì giornate e giornate, settimane intere. Dunque, lui la descrive così. La descrive così. Lei spiccava molto per i colori che aveva. Aveva la camicia rossa garibaldina ancora, quando la conobbe, portava ancora questa camicia rossa alla Garibaldi che indossava e che spiccava nettamente con i colori scuri delle persone vicine. I capelli corti non le arrivavano neppure alle spalle. All'epoca le donne non portavano i capelli corti, portavano Certo, i capelli lunghi benissimo. ed erano biondi, fini come la seta e ricciuti come la pelliccia di un agnello. I capelli e la camicia rossa mi colpirono ancora prima che la guardassi bene in faccia. Aveva un viso calmucco, largo, che denotava forza, cultura e autorità, in contrasto violento coi visi qualunque che le stavano attorno. Mi fermai sulla soglia per dire al mio amico: guardate un po' quel tipo là. Poi andai a sedermi di fronte a lei per dedicarmi ai miei studi favoriti sui caratteri. E qui avvenne appunto quello che lui ha detto prima, le offrì una sigaretta, il Sì. nostro incontro cominciò col fuoco, una sigaretta, lei fumava anche il sigaro, faceva di tutto. E lui dice, parlando dei loro due, di come si legarono subito, dice, ci sembrava di appartenere allo stesso tipo di persone,
cosmopoliti e liberi pensatori. Avevamo tutti e due simpatia per il stato superiore occulto dell'uomo e della natura. Quindi si trovarono benissimo, addirittura nel giro di poco tempo andarono a vivere nello stesso palazzo con due appartamenti che erano comunicanti. Non furono mai amanti loro, avevano la stessa età, sì, un anno di differenza. Non furono mai, Olcott lo dice chiaramente, il nostro incontro fu totale da tanti punti di vista, ma non fu un incontro di sessi, fu un incontro di due persone, di due anime di che due si intesero e cominciarono ben presto a discutere di queste cose importanti e anche ad avere un gruppo di seguaci, di amici, con i quali adesso lo faccio breve perché chiaramente il discorso sarebbe molto più lungo, ma comunque con questi personaggi, che erano persone tutte di cultura, cioè avvocati, giornalisti, scrittori, loro dicono anche ecclesiastici di larghe vedute, perché allora sono protestanti fondamentalmente in America e quindi forse più liberi di quanto non siano i sacerdoti cattolici. E misero insieme un gruppo col quale nacque l'idea di creare una società che si occupasse in maniera seria, studiando seriamente i fenomeni che lei produceva, che sono tutti quelli che studia oggi la parapsicologia, e anche studiare quello che veniva dall'Oriente, la grande saggezza dell'Oriente. Si ispirarono sempre moltissimo all'Oriente, al punto che poi a un certo punto trasferirono il quartier generale in India, perché era lì che era nata l'ispirazione. E quindi creano una società che fu chiamata Società Teosofica. Il termine teosofico, teosofia, non lo inventarono loro, era un termine molto antico che significa la scienza dell'uomo, la saggezza dell'uomo, che loro ripresero, usandolo però in maniera abbastanza diversa. La società si basa su tre principi, ce li hai anche tu i principi, li vuoi leggere tu? No, leggi tu che io intanto guardo, volevo leggere una cosa, il testo introduttivo sì, del libro La chiave della teosofia. Sì. Allora, i tre principi, c'è una piccola introduzione che dice: la società teosofica è assolutamente priva di qualsiasi spirito settario e si compone di persone che cercano la verità, che tentano di servire la vita spirituale dell'umanità e che perciò si sforzano di arrestare il materialismo e di far rivivere la tendenza religiosa. Allora, è un'epoca di grande materialismo, la metà dell'Ottocento, e i due movimenti che in quest'epoca presero l'avvio, cioè quello dello spiritismo, quello delle sorelle Fox, che poi si diffuse a macchia d'olio, e quasi contemporaneamente, poco dopo, insomma, lo spiritismo è del 48, e la società teosofica è di qualche anno dopo, perché siamo negli anni 60-70, però sono molto vicini nel tempo. Entrambi tendono a fare barriera contro il materialismo e di favorire le tendenze più che religiose e spirituali, perché sono liberi da limiti religiosi, certo. Ecco. Allora, i principi, i tre scopi della società teosofica sono: il primo, formare un nucleo della fratellanza universale dell'umanità, senza distinzione di razza, di credenza, di sesso, di casta o di colore. E questo è un discorso enorme, se pensate alla metà della seconda metà dell'Ottocento, perché veramente non ci siamo ancora arrivati adesso, sono passati quasi. Non ce l'abbiamo fatta, appunto, siamo ancora qua che annaspiamo anche adesso, ma anche il secondo principio è molto interessante. Incoraggiare lo studio comparato delle religioni, delle filosofie e e delle delle scienze. scienze. Quindi grande libertà anche in questo, perché lo studio comparato, cioè non arroccarsi sui propri credo, sui propri principi, ma studiare anche quelli degli altri. Quindi comparare, confrontare le religioni, le scienze e le filosofie. L'ultimo, il terzo, investigare le leggi inesplorate della natura e i poteri latenti dell'uomo. E qua dentro c'è tutto quello che oggi la ricerca psichica studia. I poteri latenti dell'uomo sono appunto le sue potenzialità interiori, la chiaroveggenza, la telepatia, la precognizione, tutte le intuizioni, la creatività, tutto questo. Ecco, ci sono dentro tante cose, e cose che
la teosofia studia ha sempre studiato con grande attenzione. Intanto è importante attribuire all'essere umano queste potenzialità interiori e poi studiarle, confrontarle e così via. Quindi sono tre principi di grande libertà. E fra l'altro il discorso continua dicendo a chi si fa membro della società non si domanda quali opinioni religiose professi, né è permesso ad alcuni di ingerirsene, ma ognuno è tenuto a dimostrare che la religione dei consoci, per la religione dei consoci, lo stesso rispetto che esige per la propria. Quindi anche questo è un principio che, come il mondo attuale dimostra, non è ancora stato fatto No, è una proprio. scuola di tolleranza, è una La scuola scuola di di tolleranza, tolleranza, se certo. pensi che poi io ci sono stata 2 volte ad Sì. Adagiaro, vicino a Madras, al quartier generale della città teosofica, che poi fu, città teosofica fu fondata a New York, ma poi dopo 2 o 3 anni si trasferì, fu fondata nel 75 e dopo 3 anni si trasferì a Madras, vicino a Madras. Lì c'è un centro bellissimo, un parco enorme intorno, giardini tropicali che hanno loro, però all'interno di questo parco ci sono i templi dedicati a tutte le religioni, quindi c'è il tempio shintoista, buddista, induista, cattolico, islamico, tutti i templi possibili e immaginabili, e ognuno ha la stessa dignità dell'altro. Ognuno può andare, ogni persona può andare dove vuole, non ci sono assolutamente preclusioni. Può andare a meditare e a pregare presso qualunque di questi templi, quindi c'è una grandissima disponibilità, cioè si riconosce che ogni religione è una via per arrivare all'uno, per arrivare al divino, Certo. strade diverse con la stessa dignità e la stessa importanza. Quindi, E che i percorsi nella spiritualità, cioè, si possono appunto dice fare ancora, con esatto, visioni differenti. dice ancora. L'importante è fare questi percorsi. Dice, la società non ha dogmi e perciò non ha eretici. Anche questo è un discorso Bello. interessante. Non esclude alcun individuo per il fatto di non credere agli insegnamenti teosofici. Importante è che osservi le tre regole, le tre piccole che abbiamo detto prima. Fratellanza universale, studio comparato delle scienze, delle religioni, delle filosofie, studiare i poteri latenti dell'uomo per capire veramente chi siamo, ecco, come siamo organizzati. Inoltre, la società teosofica introdusse in Occidente la dottrina della reincarnazione, nella quale si parlava veramente molto, molto poco. E della dottrina della reincarnazione e del karma potrei leggere questo per spiegare il fatto della dottrina della reincarnazione. Ogni spirito umano inizia la vita come un germe, senza conoscenze, senza coscienza, senza discernimento. Dalle esperienze piacevoli o dolorose, l'uomo raccoglie i materiali che poi trasforma in facoltà mentali e morali. Così il carattere col quale nasce è da lui stesso formato e segna lo stadio da lui raggiunto nel lungo cammino dell'evoluzione. Il buon carattere, le capacità, la nobile natura sono i frutti di tale ardue battaglie, il compenso di lungo e faticoso lavoro. L'opposto segna uno stadio poco avanzato di crescita, lo sviluppo limitato del germe umano. Così il passato di un individuo ne spiega il presente, e quando le leggi dello sviluppo sono conosciute e obbedite, l'uomo può foggiare con mano sicura il suo destino, plasmando il proprio sviluppo secondo linee sempre più belle, finché non raggiunge la statura dell'uomo perfetto. Quindi qua delinea un lungo cammino evolutivo dell'essere umano che nasce, dice, come germe, cioè come qualcosa ancora di indistinto, non caratterizzato, e attraverso le varie esperienze, tante esperienze di vita, arriva a crearsi una personalità e anche lo rende responsabile del proprio destino, fino a diventare quello che chiama l'uomo perfetto, cioè l'unione evidentemente con Con l'uno. l'uno. Il karma è la parola sanscrita che significa azione e corrisponde alla legge di causa ed effetto. E anche, dicono loro, al versetto biblico, ciò che l'uomo avrà seminato, quello Allora, mieterà. Cioè, noi siamo quello che siamo stati e saremo quello che stiamo adesso elaborando in noi. E questa dottrina spiega, dice Madame Blavatsky,
tante differenze con le quali noi nasciamo. Come mai io nasco biondo, quell'altro nasce bruno, buone tendenze, quell'altro non buone tendenze, in un certo ceto sociale piuttosto che in un altro. Insomma, fa parte dell'infinita possibile varietà delle esperienze umane che tendono tutte al perfezionamento, alla crescita, all'evoluzione. Quindi una dottrina che cominciò a essere conosciuta in Occidente con la società teosofica praticamente. E stranamente, permettimi questa cosa, stranamente i messaggi medianici che cominciarono ad arrivare anche prima della società teosofica, perché la società teosofica è stata fondata nel 75, quindi ha cominciato allora a promuovere queste cose, il movimento spiritico è di 25 anni prima. Certo. Messaggi medianici già parlavano di reincarnazione. Questa è una cosa che andrebbe indagata ancora Andrebbe di più. indagata di più, vero? Questo Sarebbe indagata di discorso. più, però appunto il discorso da questo punto di vista viaggia in maniera parallela. È un po' limitato da certe strutture ormai sedimentate da secoli, ecco, no? In certe dottrine di appartenenza, insomma, soprattutto la nostra cultura, cioè, da un punto di vista religioso, noi sappiamo che insomma, il cattolicesimo non abbraccia molto questo discorso. Eh? Senti Paola, ma invece parlando appunto dei suoi libri, iniziando subito dall'Iside svelata, Di no? svelata il Questo primo primo, libro. sì. È molto bello vedere il racconto di Olcott di quando dice, no, Sì, di come quando, lavorava lei. sì, che dice era una cosa curiosa e indimenticabile guardarla lavorare. Di solito noi ci collocavamo alle due estremità di una grande tavola e io potevo seguire tutti i suoi movimenti. La sua penna volava sulla pagina, poi all'improvviso lei si fermava, guardava in aria con la fissità vaga dei chiaroveggenti. E sembrava leggere qualcosa di invisibile davanti a sé e si metteva a copiarlo. Finita la citazione, i suoi occhi riprendevano la loro espressione abituale e lei ricominciava a scrivere normalmente finché la cosa non si ripeteva. Ed è molto bello quello che lei scriveva invece alla famiglia di quando lei appunto era intenta a scrittura dell'Iside, dove lei racconta: quando scrivevo l'Iside, scrivevo così facilmente che non era un lavoro, ma era un piacere. Perché farmi delle lodi? Quando mi si dice di scrivere, io mi siedo, obbedisco e allora posso scrivere con la stessa facilità di qualunque soggetto: metafisica, psicologia, filosofia, religioni antiche, zoologia, scienze naturali e altro ancora. Non mi chiedo mai se sono capace di scrivere su tali argomenti, ma mi metto alla scrivania e scrivo. Perché? Perché qualcuno che sa tutto mi detta, cioè il mio maestro, e a volte altri che ho incontrato nei miei viaggi. Vi prego di non prendermi per folle, ve lo dico francamente, quando scrivo su un soggetto che conosco male o che non conosco affatto, è a loro che mi rivolgo e uno di loro mi ispira, cioè semplicemente mi fa compiare dai manoscritti o da stampe che vedo passare nell'aria davanti ai miei occhi, senza però che io perda per un solo istante la coscienza della realtà. Bellissimo, eh? È Bellissima, molto, sì. Il bellissima la descrizione del suo vissuto, no? suo vissuto era così, bisogna leggere questi testi qua che sono contemporanei a lei, scritti da persone che l'hanno conosciuta e che la guardavano con stupore, perché era veramente, quando dicevi prima, era chiamata la Sfinge del XIX secolo, era proprio vero. Però rimase una Sfinge. Io ho qui, per esempio, un altro testo del colonnello Olcott che dice. Io l'ho messo in un capitolo che ho chiamato Madame Blavatsky vista da vicino. Dice: io l'ho conosciuta come compagna, come amica, come collega e come mia e uguale. Su questo piano le sono sempre stato accanto. Tutti gli altri colleghi sono stati discepoli oppure amici occasionali o semplici corrispondenti. Nessuno l'ha conosciuta intimamente come me, perché nessuno l'ha vista come me in tutte le fasi del suo umore, del suo spirito, del suo carattere. Ella non poteva essere per me, che la conoscevo così bene, ciò che ella è stata per tanti altri, una specie di divinità immacolata, infallibile, uguale ai maestri di saggezza. Per me
Ella è una donna straordinaria, divenuta il canale di grandi insegnamenti, l'agente incaricata di un compito grandioso. Ed è appunto perché la conoscevo meglio di chiunque altro che lei mi sembrava un grande mistero, più grande di quanto sembrasse agli altri. Era facile a chi la vedeva soltanto parlare come un oracolo, scrivere profondi aforismi, interpretare la saggezza nascosta nelle antiche scritture, considerarla come un angelo in terra e baciare solo dove passava. Per loro, lei non era un enigma, ma per me, il suo collega, il suo amico più intimo, che ha condiviso con lei i dettagli più prosaici della sua esistenza di tutti i giorni, ella è rimasta un problema insolubile. In che misura la sua vita cosciente fosse quella di una personalità responsabile e in che misura il suo corpo fosse diretto da un'entità esterna, io non lo so. Lui rimase accanto a lei per tanti anni, infatti, lui diceva, ho detto qualcun altro, è stato per anni accanto a Enea Petronio Blavatsky, l'aveva vista mangiare le sue uova fritte eccessivamente irrorate di burro fuso, l'aveva sentita imprecare come un carrettiere quando si arrabbiava, Arrabbiata. e subito dopo produrre con estrema facilità fenomeni straordinari. Ecco, lui aveva veramente avuto una visione diversa di Madame Blavatsky, cioè aveva visto il suo lato umano e il suo lato, tra parentesi, tra virgolette, non umano, cioè quando lei era guidata, come dice lui, probabilmente da entità diverse, quindi che facevano di lei una persona veramente straordinaria e non facilmente comprensibile. Ecco, lei probabilmente anche fra tutte le personalità di cui mi sono occupata e che ho studiato, è quella dove questi due aspetti erano, convivevano sì, ma erano profondamente diversi, perché Diverso. altri magari avevano una vita anche più rispondente a quello che vivevano, e che lei, pur appunto questa bontà e generosità e fedeltà ai maestri che aveva, era dal punto di vista umano una persona con delle fragilità, con delle incongruenze, con dei capricciosa, il suo carattere, c'è poco da fare. Però è Comunque, anche bello, proseguendo. scusami No, perché è scusa. andata via. Non era andata via la voce un attimo, credevo che avessi finito. Volevo Ah. solamente sottolineare come osservare queste loro vite, questo loro percorso, cioè andando con un registro di lettura altro, potremmo dire, si capisce come cioè, il percorso delle anime, no? Del fatto che queste due anime avevano da svolgere un compito ed erano complementari, erano Complementare, complementari. esattamente, sì. Poi Madame Blavatsky negli anni, quando tornò dopo l'India, di cui parleremo, quando tornò in Europa, a Londra, negli ultimi suoi anni Di lì, anni. incontrò Annie Besant, Sì. e poi divennero complementari loro. Olcott rimase in India. Comunque, dicevo prima, 3 anni dopo la fondazione della Società Teosofica, i fondatori, cioè loro due, Olcott e Blavatsky, decisero di portare il quartier generale della Società Teosofica in India. Esattamente, prima ci furono vari trasferimenti, però poi trovarono la sede definitiva a Ajar, che prende il nome dal fiume Ajar che si butta nell'oceano, ed era all'epoca un sobborgo di Madras, che oggi si chiama Chennai. Ancora oggi è un sobborgo, io quando sono stata lì ho visto, è un sobborgo, però praticamente la città è cresciuta in maniera spropositata e quindi adesso praticamente è unita. Però è un'oasi di pace nel grande caos di questa enorme città, come sono adesso tutte le grandi città indiane. C'è un enorme parco e dietro un quartier generale che un tempo era stata una villa di campagna, perché appunto era sul mare, di inglesi. Che vivevano lì perché è stata colonia inglese per tantissimo tempo, l'India, e che d'estate, durante le terribili estate indiane, quando fa tanto caldo, si trasferivano dalla città a lì perché era sul mare, era sul fiume, quindi molto verde e quindi era un posto climatico dove si stava abbastanza bene. Poi, quando costruirono le ferrovie che consentirono agli inglesi di andare a passare i mesi estivi in montagna, allora queste ville, ce n'era una serie, furono abbandonate. Il loro potere, che non erano più interessanti rispetto alla possibilità di stare in alto, e quindi loro poterono comprare questa meravigliosa villa a un prezzo accessibile,
con l'aiuto dei teosofi indiani, eccetera. Quindi loro si trasferiscono in India, accolti in maniera straordinaria, perché non ho detto prima che la società teosofica si è diffusa enormemente, prima negli Stati Uniti e poi in Europa, in maniera incredibile, perché evidentemente veniva incontro a necessità, a desideri di approfondimento, di spiritualità, di mistero anche della società dell'epoca, che accolse, aveva accolto già entusiasticamente anche il movimento spiritico. Quindi c'era questa necessità, in un momento caratterizzato dal materialismo, in un periodo così, c'era invece questa necessità di interiorizzazione di spiritualità. Quindi si trasferiscano in India, perché lì aveva avuto origine tutto, i maestri di cui Madame Blavatsky si ispirava venivano dall'India, dal Nepal, Tibet, dall'Himalaya, ecco, quindi lì. E Mori e quindi, costumi, certo, sì. esatto, sì, Materia Moria e Cotumi erano i due Costumi. maestri a cui lei faceva particolare riferimento. Quindi si trasferiscono in India, accolti veramente con entusiasmo dai teosofi indiani, creano questa grande società, questo grande quartier generale, come ho descritto anche prima, con i templi di tutte le regioni. Lì c'è anche una grandissima biblioteca e un grande archivio di testi antichi. Loro salvarono, i teosofi salvarono la letteratura spirituale indiana, che era andata in disuso anche presso gli indiani, che lo scrive chiaramente Gandhi nella sua. E lui imparò a conoscere la tradizione spirituale del suo paese attraverso i teosofi che aveva incontrato a Londra e che gli fecero conoscere, per esempio, la Bhagavad Gita, che lui non aveva mai letto, perché dice chiaramente i missionari cattolici e protestanti gli avevano fatto credere che si trattasse di superstizioni. Invece, attraverso i teosofi, capire, si sono certamente ricreduti anche i missionari, però all'epoca andava così, perché avevano un diverso concetto. E quindi lì hanno la più grande, io questo l'ho vista anche, la più grande raccolta di testi antichi sanscriti che sia mai stata fatta. In più si Chissà che dedicarono, bella. molto bella, si Chissà che bella. trasferirono, si dedicarono moltissimo alle scuole e crearono un numero enorme di scuole per alfabetizzare la nazione, che aveva un grande bisogno di essere alfabetizzata, e alla medicina, cioè a curare, alle cure. E quindi hanno fatto i teosofi in India un lavoro benefico che è stato ampiamente riconosciuto e apprezzato. E tuttora poi andò in India, poi negli anni anche a Montessori, chiamata dai teosofi. C'è una lunga storia che qua si potrebbe rifare, che Montessori andò appunto per questo desiderio dei teosofi di acculturare la popolazione. Montessori chiaramente andò per quello e fece dei corsi che rimasero memorabili, appunto per insegnare agli non tanto ai bambini, insegnare agli insegnanti, lei questo faceva, perché poi potessero insegnare ai bambini col suo metodo, eventualmente anche adeguato al tipo di educazione che c'era in India e così via. Anche Quindi la Montessori è stata una grande donna come la assolutamente, Blavatsky, tipi certo. molto diversi, ma Sì. a modo loro, entrambe straordinarie. Montessori si è iscritta alla società teosofica quando aveva 29 anni e rimase sempre in contatto con i teosofi, tant'è vero che poi gli ultimi anni della sua vita, quasi gli ultimi 10 anni, li trascorse in India, e quando tornò nel 49 e morì poi nel 52. Quindi, anche la sua vita, visse al quartier generale della città teosofica, quello creato da Blavatsky e Olcott, vivendo proprio nell'Olcott Bungalow, cioè quello dove viveva il colonnello Olcott. C'è un contatto molto, molto diretto tra Montessori e i fondatori della società teosofica. Beh, È un. comunque lo spirito, da un punto di vista pedagogico, lei aveva creato questo materiale, prima l'aveva creato per dei soggetti portatori di handicap, poi dopo è diventato, no, un materiale Sì, sì, sì. Sì.
È nato così, no? Prima. È nato così. Lei per dei ragazzi che erano considerati tout court, per usare un termine gentile che usavano loro, deficienti. Subnormali, subnormali li Sì, chiamavano anche, ragazzi sì. un po' ritardati, lei diceva anche per carenza di educazione, perché Sì. educati lei con questi metodi suoi educativi che inventò lei, li mise a punto, ottenne con questi ragazzi dei successi tali che riuscirono a farli ammettere nelle scuole al pari dei ragazzi normali. E si rese conto che questi metodi, che avevano avuto tanto successo con i ragazzi difficili, che avevano dei problemi, tanto più successo avrebbero potuto avere con i ragazzi normali, tra virgolette, e questo fece, quindi utilizzò questi metodi poi a livello generale, però come hai detto tu, partì con i ragazzi. E anche questo cioè, dimostra la sua avere scelto di fare un lavoro di ricerca così per permettere a tutti, no? Perché lei ha preso gli esclusi, si è Certo. occupata di trovare una strada per far camminare la vita di Sì, questi sì, sì, sì. esclusi. E già questa, secondo me, io l'ho sempre amata molto, l'ho anche studiata, avendo anche una matrice prima psicopedagogica nei miei studi dopo di giornalismo e pubbliche relazioni, ma mi ha sempre affascinato questo, perché si capiva che c'era un'indole di fondo che era elevato, Sì, aveva una molto. visione elevata della vita Assolutamente. e dell'umanità. Assolutamente, sì. Sì, molto bella. Quindi Quindi, riprendendo. la parte importante della missione di Elena Petrovna Blavatsky e del colonnello Olcott si svolse in India praticamente. Ci furono difficoltà, ci furono problemi che adesso sarebbe anche troppo lungo voler descrivere, che non sono neanche poi fondamentali, perché poi lei continuò appunto con questa sua missione. E negli ultimi anni tornò in Europa, lasciando Olcott in India come direttore, presidente, direttore generale della Società Teosofica. Tornò in Europa, visse i suoi ultimi anni, prima in Germania e poi fondamentalmente a Londra, dove incontrò appunto, come accennavo prima, Annie Besant, che poi prese le guide della Società Teosofica e addirittura si trasferì anche lei in India quando, dopo la morte di Olcott, poi fu per 30 anni. Annie Besant era una femminista, era atea, quando conobbe Madame Blavatsky cambiò direttiva, portando però nella Società Teosofica la sua grande energia, la sua grande capacità imprenditoriale. E Ma lei è anche in amata questo c'è un fil tantissimo. rouge, eh? Anche in questo c'è un fil È rouge, un filo rosso importante, perché la vedi, certo. cioè che è arrivata quella che poi avrebbe dovuto prendere in mano, cioè Sì, continuare il in mano percorso. la Società Teosofica. A Madras c'è un grande monumento dedicato a lei, Sì. un monumento di bronzo grandissimo, perché lei è stata una benemerita per l'educazione, per la promozione del popolo indiano. I principi di base della Società Teosofica è stato riconosciuto che sono stati fondamentali per la promozione del popolo e anche per la creazione, per creare le condizioni necessarie per l'indipendenza, cioè il popolo che prese coscienza di sé, del suo valore. Bellissimo è questo. Sì, Questo bellissimo. Questo ci dimostra come sia importante prendere coscienza e consapevolezza per poi trasformare le cose, no? Bisogna passare da lì per forza. Ecco. Senti, Paola, ma per avviarci un po' alla conclusione di questa nostra puntata di Focus Reading, tornando a quello che insomma, i suoi testi. Noi appunto avevamo l'Iside svelata prima, no? Poi dopo La la dottrina dottrina segreta. segreta sono i due testi fondamentali. E Sì. poi c'è Quindi se noi questo. vogliamo consigliare ai nostri amici che ci seguono le letture, a parte questo libro molto bello tuo della sua biografia e poi quello che abbiamo già mostrato prima I grandi dei iniziati. grandi Qui iniziati. c'è un capitolo dedicato a C'è un Blavatsky. capitolo appunto Un dedicato, capitolo, sì. esatto, ecco. E però poi noi c'è anche questo libro che secondo me è molto utile, proprio della chiave, La no? chiave della teosofia, questo tra i libri Esatto. firmati Elena Petrovna Blavatsky è quello, il primo e il più accessibile, perché è un libro fatto di domande e risposte, il sottotitolo dice infatti una chiara esposizione in forma di domande e risposte dell'etica, la scienza e la filosofia
per lo studio delle quali la Società Teosofica è stata fondata. Quindi Sì. sono domande, lei le ha scritto verso la fine della sua vita, rispondendo alle tante domande che le venivano periodicamente fatte. Cos'è la Teosofia? Come è nata? In che condizioni prosegue? Quali sono i suoi scopi? E così via. Quindi se qualcuno volesse cominciare a capire che cos'è la Società Teosofica e la Teosofia, io comincerei da questo, Da questo, che sì. è E più c'è anche semplice. una edizione che invece è fatta proprio dalla Società La Teosofica, Teosofica, sì. che è questa che vorrei mostrare ai nostri amici. Sono due edizioni, quella di Sì, Astrolabio e quella della esatto. Società E questa Teosofica, che sì. suggerisco vivamente, perché la Società Teosofica italiana, che ha sede a Vicenza, sta facendo uno straordinario lavoro anche di conoscenza, pubblicando e ripubblicando i libri più importanti, appunto, Sì, della Teosofia. è molto bello. Io leggerei la prefazione che ha scritto Sì. la Elena Pertavano Blavatsky appunto alla chiave della teosofia, che riesce anche a dare proprio una possibilità ai nostri amici che ci stanno Poi io seguendo. concluderei, dopo che tu Sì, hai finito, sì. leggendo un commento sulla vita di Madame Blavatsky, breve ma molto incisivo, che mi Benissimo, sembra benissimo. importante. Benissimo. Allora, leggiamo la prefazione. Allora, lo scopo di questo libro è espresso con precisione nel suo titolo, La chiave della teosofia, e richiede solo poche parole di commento. Non è un trattato di teosofia, ma solo una chiave per disserrare la porta che, se chiusa, non consente uno studio più approfondito. Esso traccia le linee generali della religione e saggezza e ne spiega i principi fondamentali, considerando le varie obiezioni che potrebbero porre dei normali ricercatori occidentali e cercando di presentare dei concetti inconsueti in una forma e un linguaggio i più chiari possibili. Non ci si può aspettare che il libro sia in grado di rendere comprensibile la teosofia senza un impegno mentale da parte del lettore, ma si spera che quanto rimane non chiarito lo sia per colpa dei concetti e non per la loro spiegazione, sia cioè colpa della profondità dei concetti stessi e non della mancanza di chiarezza. La teosofia rimarrà sempre un enigma per chi è mentalmente pigro ed ottuso. Sia nel campo mentale che in quello spirituale, ogni uomo deve progredire grazie ai propri sforzi. Lo scrittore non può pensare al posto del lettore e anche se questa sostituzione fosse possibile, quest'ultimo non riceverebbe alcun beneficio da tale surrogazione. L'esigenza di una esposizione come questa è avvertita da molto tempo da coloro che sono interessati alla Società Teosofica e alla sua attività, e si spera che possa fornire delle informazioni, per quanto è possibile, scevre da tecnicismi, ai molti da cui attenzione è stata destata, ma che sono ancora perplessi e non persuasi. Si è avuto riguardo nel depurare ciò che è vero dalle falsità dei vari insegnamenti degli spiritisti circa la vita post-mortem e nel palesare la vera natura dei fenomeni spiritistici. Già in precedenza delle esposizioni di questo tipo hanno attirato molta collera sul capo della vostra affezionata scrittrice. Gli spiritisti, come troppi altri, preferiscono credere a ciò che è piacevole piuttosto che a ciò che è vero. E si arrabbiano molto con coloro che distruggono una gradevole delusione. L'anno scorso la teosofia è stata bersaglio delle frecce avvelenate degli spiritisti, infatti coloro che posseggono una mezza verità si sentono più rivali di coloro che possiedono la verità intera e di coloro che non vantano alcuna certezza. L'autrice deve molti cordiali ringraziamenti ai tanti teosofi che hanno inviato dei suggerimenti e delle domande o che l'hanno in ogni modo aiutata nella scrittura di questo libro. L'opera sarà più proficua grazie al loro aiuto e questo sarà per loro il miglior compenso. Bel brano, certo. Bello, bello, bello. Ci fa capire, insomma, qual è la cifra, ecco, del suo operare. Molto bello. Bene, lascio a te di Lascio leggere. proprio queste poche righe di Esatto. commento scritte dopo la morte di Madame Blavatsky, che arrivò presto, dicevo, non aveva ancora compiuto 60 anni.
però appunto era chiamata, era grossa, pesante, piena carica di acciacchi. Era considerata già the old lady, vabbè che nell'Ottocento si viveva un po' meno di adesso, adesso Meno. sessantenne è un giovinastro, come Non sei ancora diciamo, sì. Uno della terza età, perché le ultime ricerche dicono no, che 60 la anni, ma terza età è dai è ancora 75 in giovane, avanti. ancora giovane, sì. Però lei era considerata the old lady proprio perché dimostra che le fotografie che si hanno di lei sembra ben più anziana dei 60 anni. Però questo signore, molto scrittore, esoterista, che si chiamava Mead, scrive su di lei dopo la sua morte. Io sono convinto che in questa mia vita non vedrò mai più qualcosa di simile a lei. Ella sola mi diede il senso di essere in contatto con qualcuno che aveva del colossale, del titanico, talora quasi di cosmico. Non era un insegnante, secondo il senso che si usa dare a questo termine, perché non aveva nessuna idea di ciò che fosse impartire cognizioni in maniera ordinata e sistematica. In verità, ella detestava persino l'idea di essere considerato un maestro di etica e di spiritualità e gridava fortemente contro tale qualifica, protestandosi la meno adatta di tutti per un simile ufficio. No, ella era qualcosa di migliore di ciò, migliore di qualsiasi istruttore formale, perché era, per così dire, un fuoco naturale al cui contatto si accendeva l'entusiasmo per una vita più grande, un incentivo meraviglioso che induceva ad affrontare il problema della conoscenza autentica di se stessi, una straordinaria ispiratrice di agognati ritorni ai nostri luoghi di origine. Un vero cantore dei canti della nostra casa natia. Io Bello, trovo persone cantore dei molto canti. belle, cioè che lei era proprio un fuoco naturale che accendeva chi le stava vicino. Credo che conoscerla deve essere stata un'esperienza straordinaria, veramente straordinaria. Non era un insegnante nel senso classico del termine, non era neanche capace di dare un insegnamento organico e regolare, però con la sua presenza, col suo fuoco, riusciva ad Ad accendere. accendere tante Gli persone. animi. E anche tu, cara Paola, quando racconti le storie, quando c'è questo scrivere le biografie e entrare nella storia, no? E quindi anche Sì, tu no. riesci attraverso il tuo vissuto ad accendere in chi ti ascolta l'interesse, no? Delle persone di cui tu stai parlando. Quindi veramente speriamo che Le oggi. biografie sono importanti, secondo me, le Sì, biografie di persone molto. importanti, chiaramente, di persone che hanno qualcosa da dire, sono molto importanti perché invitano all'emulazione, invitano ad adeguarsi a questi personaggi. Sì, soprattutto ti insegnano a conoscerli. Ecco. E Quindi, certo, si insegnano a io conoscere. ricordo ancora la tua bellissima biografia, ai nostri amici. E quindi grazie infinite, cara Paola. È sempre un piacere, stare Grazie a te, insieme a te. grazie a te dell'idea di questa rubrica di Ah letture. sì, guarda, è proprio Mi una piace cosa molto. che ho, sì, ho desiderato, perché ho detto, guarda, la gente legge poco, e Sì. invece secondo me facendo questo possiamo aiutare le Aiutare un persone a pochino riprendere in anche mano, laddove sappiamo che a far siamo venire in voglia di leggere un sì, pochino di siamo più. in un tempo in cui la carta stampata, insomma, non è che se la passi No, è molto importante. bene, ma noi dobbiamo preservarle, quindi alta la Certo, bandiera. assolutamente, assolutamente. Grazie, grazie Grazie Paola, grazie mille, infinite, arrivederci a tanti. tutti, buone Tanti feste, auguri, ci vediamo all'anno prossimo. prossimo anno. All'anno prossimo. Grazie infinite, grazie Paola, Ciao. cara, a presto, ciao, ciao. Ciao. Grazie cari amici, allora vi do appuntamento al prossimo mese, alla nostra prossima puntata di Focus Reading. Grazie per essere stati con noi, grazie per averci scelto e a presto ritrovarci.